Parliamo di carcinoma cellule squamose o carcinoma squamocellulare, un tipo particolare di tumore della pelle. Per i pazienti affetti da questa neoplasia arrivano novità importanti dal congresso dell'ASCO, la Società Americana di Oncologia Medica. Infatti sono stati presentati nuovi risultati di uno studio che dimostrano come l'immunoterapia con un farmaco che si chiama cemiplimab migliori i risultati, la risposta e anche la sopravvivenza nei pazienti che presentano questa malattia in uno stadio avanzato. Ne parliamo con un grande esperto di tumori cutanei e anche uno degli autori di questo studio, il professor Paolo Ascierto. Professore, ci ricordi innanzitutto di che studio si tratta, come è stato fatto e che tipo di dati nuovi sono stati presentati quest'anno all'ASCO? Di quest'anno sono stati riportati i dati aggiornati di uno studio di fase 2 che riguarda il cemiplimab, che è un anti-PD-1, quindi immunoterapia, nei pazienti con carcinoma squamoso della cute, sia localmente avanzato che metastatico. Questi dati già erano stati riportati in una fase preliminare lo scorso anno, adesso abbiamo un follow-up più lungo, quindi con un anno in più di evidenza. Lo studio del cemiplimab in questi pazienti prevedeva tre coorti: la coorte del gruppo 1 con i pazienti con la forma metastatica del carcinoma squamoso, 59 pazienti trattati con il dosaggio di 3 mg/kg 2 volte alla settimana. Il gruppo 2 era invece quello dei localmente avanzati con la stessa forma tumorale, 78 pazienti con lo stesso dosaggio, e poi c'era il gruppo 3 con la forma metastatica, dove è stato utilizzato un dosaggio diverso, 350 mg, la dose cosiddetta flat, vale a dire il dosaggio unico, ogni 3 settimane. In totale i pazienti che sono stati arruolati sono 193. Su questo è stata fatta sia l'analisi delle risposte che l'analisi della progression free survival, della sopravvivenza e anche del profilo di. Quali sono i nuovi risultati presentati all'ASCO quest'anno e che cosa aggiungono di nuovo rispetto ai dati, precedenti? I risultati presentati all'ASCO di quest'anno hanno un follow-up più lungo di un anno e quindi ci danno una visione più importante, diciamo, quindi in un periodo più lungo di tempo. Abbiamo i dati nuovi sia per quanto riguarda le risposte, sia per quanto riguarda la progression free survival, la sopravvivenza e anche il profilo di tossicità. Ebbene, sui 193 pazienti trattati nei tre gruppi differenti, la risposta è stata del 46%, più del 46% direi. E questo è un dato molto importante, soprattutto poi se andiamo a vedere le risposte complete, queste dal 10% che erano l'anno scorso sono arrivate al 16%, quindi con un follow-up maggiore si ha un aumento delle risposte complete. Tra l'altro, se consideriamo anche le stabilità di malattie, quindi andiamo a verificare quello che è il controllo della malattia, quindi le risposte e la stabilità, questo è del 72,5%, quindi risultati molto ma molto interessanti. In termini di progression free survival, la mediana è a 18,4 mesi, ma il dato interessante è a 2 anni. A 2 anni c'è il 44,2% dei pazienti che è libero da progressione. Per quanto riguarda la sopravvivenza, la mediana non è stata ancora raggiunta e a 2 anni il 73,3% dei pazienti sono pazienti e quindi ancora vivi. E quindi anche questo è un dato importante, considerando che l'età mediana dei pazienti arruolati è di 72 anni. Il profilo di tossicità ha confermato quello che noi già abbiamo visto con gli altri anti-PD-1 e quello che già abbiamo visto nel primo report. E la percentuale di pazienti che hanno discontinuato il trattamento per varie cause è del 7%, quindi questo dato è consistente con quello che noi abbiamo visto negli altri pazienti. Quindi in sostanza l'aggiornamento dei dati con un follow-up maggiore conferma quello che avevamo visto con questo aumento, ecco, come dato importante delle risposte complete. Ecco, al Congresso americano è stata presentata anche un'analisi che riguarda però la qualità di vita dei pazienti trattati con questo farmaco, cemiplimab. Di che cosa si tratta e che cosa è emerso? Questa è la prima volta che viene riportato un dato di qualità di vita nei pazienti con carcinoma squamoso della cute trattati con il cemiplimab. In sostanza sono stati dati dei questionari ai pazienti, il classico questionario QLQ-C30, e che ha permesso di dire cosa? Che già al terzo ciclo di trattamento c'è un miglioramento di alcune funzioni, alcuni parametri, per esempio il dolore e poi anche l'insonnia e la perdita dell'appetito. Ma
al ciclo 12 questo miglioramento è maggiore e si hanno anche altri miglioramenti, come per esempio per la nausea, per la costipazione, e si conferma con addirittura un miglioramento ulteriore sia il dolore, l'insonnia, la perdita. Quindi c'è un'evidenza importante che i pazienti trattati con Cemiplimab quindi hanno un miglioramento delle funzioni generali e dello stato generale di salute in seguito al trattamento. E conosce bene questo farmaco perché l'ha utilizzato nel suo centro e tra l'altro questo farmaco ha appena avuto la rimborsabilità dall'AIFA. Qual è la vostra esperienza? Noi abbiamo fatto un'esperienza importante con questo farmaco sia nelle sperimentazioni cliniche che anche nell'uso nominale, che è stato attivato da agosto-settembre dello scorso anno. Abbiamo trattato decine di pazienti e l'impatto su questi pazienti è stato importante in termini di risposte, quindi ci troviamo assolutamente con quello che è stato visto anche nella sperimentazione, questo 50% di risposte anche durature con un impatto importante sulla qualità della vita in pazienti, tra l'altro che non avevano alternative e che in genere potevano fare solo chemioterapia con limitata efficacia, ma anche con gli effetti collaterali della terapia. Qui invece, anche nella nostra esperienza, il profilo di tossicità e la tollerabilità sono molto ma molto buoni. Qual è dunque l'importanza di questi risultati, sia quelli presentati al congresso ASCO, sia quelli che avete ottenuto nel suo centro, l'Istituto Pascale di Napoli, per i pazienti che hanno un carcinoma squamocellulare avanzato? Abbiamo avuto modo anche noi di utilizzare il farmaco sia nella sperimentazione clinica che nell'uso nominale che è stato disponibile a partire da agosto-settembre dello scorso anno, e l'impatto che ha avuto questo trattamento sui pazienti è molto importante. Tra l'altro questi sono pazienti dove c'era un forte unmet need che al di là della chemioterapia, che tra l'altro non era così efficace, non c'era niente. Invece adesso, come abbiamo avuto modo di vedere qui, c'è questo quasi 50% di risposte. Le risposte sono tutte durature, vale a dire sono risposte che durano molto nel tempo, come evidenziato anche dallo studio presentato all'ASCO, con un impatto importante sulla qualità della vita di questi pazienti che in genere hanno queste lesioni, soprattutto nel localmente avanzato, deturpanti e comunque anche difficili da gestire.